Complimenti, perché questa è una vittoria fondamentale, importante, importantissima. Mi viene da dire una partita perfetta. Noi avevamo preparato un tipo di partita e il primo tempo l'avevamo poi praticamente interpretata bene, con personalità, con voglia di giocare, e chiaramente non c'era il toppo di giocare con un uomo in meno per tutto il secondo tempo, per cui in quella parte devo dire che la squadra ha fatto una grandissima prestazione con grande spirito di sacrificio. E quella è la cosa che ha colpito di più, no? Il carattere che ci ha messo la squadra oggi. Mi è sembrato veramente una prova di maturità elevatissima. La squadra è consapevole, questo sì, l'ho vista sin dal primo minuto, la squadra lucida, però questo è già passato, la dobbiamo accantonare velocemente perché dobbiamo ripartire e abbiamo ancora un'altra partita impegnativa. Chiaramente oggi ce la godiamo un po' questa vittoria, anche perché dagli altri campi così arrivano anche risultati confortanti, insomma, però è da solo adesso al secondo posto. Continuiamo a guardare su, la spalla noi dobbiamo inseguire, la spalla viaggia velocemente, e manca ancora 5 partite, 15 punti, io credo ancora può succedere ancora tutto, chiaro che il vantaggio della spalla è importante, lo può gestire, e noi invece non possiamo gestire nulla, dobbiamo continuare ad accelerare. A proposito di punti, faccio mea culpa, le avevo chiesto dopo Novara se era passato il treno, ha dimostrato che non solo non era passato il treno, ma ci siete saliti sopra e sapete anche come si fa poi a sfruttarlo. Ma questo io non ho ve l'ho sempre detto, non faccio l'indovino, però sono in grado di poter rendermi conto che la squadra è in salute, la squadra è viva, e 16, 18 punti erano tanti, tantissimi, adesso sono 15 e ancora può succedere di tutto, perché il treno quando la matematica verrà determinerà qualcosa, fino a quel momento è per me ancora tutto aperto. La partita con il Perugia in questo senso potrebbe dare una continuità in trasferta, che stavamo analizzando i numeri, sono 11 punti nelle ultime 5 trasferte, è notevole. Ma io l'ho detto, ormai fa rabbia per quello che è successo al Bentegodi, ormai può guardare dietro non serve a nulla, e abbiamo raccolto troppo poco, però adesso giocare in casa o fuori casa non deve cambiare assolutamente nulla. Il campo è lo stesso, le stesse dimensioni, ci deve essere sempre lo stesso atteggiamento, per cui adesso andare fuori casa, giocare in casa, io credo che incida veramente poco. A proposito di rabbia, non so se è la prima volta che l'allontanano dalla panchina in carriera, che è successo? Sì, perché noi a Novara abbiamo, non ultimo, la situazione di Novara su un'ammonizione, una doppia ammonizione su Trust, mancano 10 minuti, molto più chiara, molto più netta, quella, l'espulsione di Ferrari mi è sembrata veramente esagerata, io lì poi c'è stata anche una gomitata su volontaria o non volontaria di Moras su Romolo, e lì ho perso un po', è tutto ritornato poi nella normalità. A proposito di Perugia, l'ultima battuta, mancherà Ferrari, mancherà anche Siligardi, torna Pisano? Non lo so, non era con noi, non è nelle migliori condizioni, è un giocatore importantissimo, abbiamo bisogno, perché è un giocatore che è stato sempre un giocatore importante, però deve stare nelle migliori condizioni. Ora vediamo un po', contiamo i feriti e già da stasera pensare alla partita di Perugia. Adesso lascio andare a prendere l'aereo, vedo che ha una maglia, giustamente credo che questa vittoria vada a Franco, no? Vada a Franco, io credo, già quello che ho detto, al di là della maglia, bel gesto, oggi credo che Franco sia contento per la prestazione della squadra, perché oggi ha rappresentato, soprattutto nella seconda parte, in pieno quello che è lo spirito di Franco Zugolino, la voglia di lottare, di andare oltre ogni ostacolo.